Ciao ragazzi, ben ritrovati dal vostro anti-youtuber. Un video che non avrei mai voluto fare, ma alla fine si parla di calcio, nessuna tragedia. Voglio solo dire grazie. Grazie a un ragazzo, a un uomo, a una famiglia, anzi a tutta la famiglia, perché sono stati interisti tutti in questi anni. E spero e credo che lo saranno per sempre. Magari un giorno lo ritroveremo in società, perché abbiamo bisogno di persone, di uomini, di famiglie pulite, belle, coese come la loro. Un grazie alla famiglia D'Ambrosio, ragazzi, un giocatore che non commettiamo l'errore di dire D'Ambrosio in questi anni ha sempre fatto il suo, ha sempre dato tutto, ha fatto il suo, ma che cosa? D'Ambrosio ha fatto più del suo, più del suo. Basta con questo luogo comune che D'Ambrosio è il giocatore da 6,5, perché D'Ambrosio nell'Inter ha fatto i miracoli. Ultimo miracolo è quello negli occhi di tutti, che ci ha reso una grande squadra, il salvataggio con l'Empoli. Ma qualche settimana prima ricordiamoci il derby che poteva decidere noi in Champions League o il Milan in Champions League, 3-2 per noi, con un Inter polveriera, con Spalletti che caccia Icardi, l'avvocato che scrive a Spalletti per le convocazioni, con i croati Handanovic che cacciano il capitano, spogliatoio spaccato, malessere, un Inter che rischia di non andare in Champions League, 3-2 per l'Inter con un Lautaro di 21 anni che doveva portare avanti l'attacco, quindi un Inter indebolita in quell'anno per l'assenza del non capitano Icardi. Non mi ricordo neanche chi ha tirato del Milan, D'Ambrosio, Sichina, e con i coglioni in senso figurato e anche in senso metaforico, ma anche in senso pratico, scende e salva sulla linea il gol del tre pari, che avrebbe disintegrato il morale dell'Inter, avrebbe disintegrato e relegato l'Inter in UEFA Europa League, e magari non sarebbe partita poi l'Inter di Conte. Ultima di campionato, Inter-Empoli, un Inter in difficoltà clamorosa contro un Empoli che comunque è una squadra che in casa devi battere 10-0, un Inter in confusione, grandi parate di Handanovic quella sera, bisogna dirlo. Palla che sta per arrivare per il tap-in dell'attaccante dell'Empoli, Danilo D'Ambrosio, che rischia l'autogol. Qualcuno ha voluto bene a lui, perché se l'è meritato nel corso della stagione, della carriera, nel corso della sua vita, e in collaborazione con la traversa salva la qualificazione per il rotto della cuffia dell'Inter in UEFA Champions League. Partita che poi verrà decisa dal gol, se ricordate, di Nainggolan. Un D'Ambrosio che nel salvataggio lo vediamo esultare come se fosse un bambino di 5 anni portato al Luna Park. E voi mi qualcuno, non voi, perché chi segue questo canale è intelligente, qualcuno vuole dire che no, ha fatto sempre il suo. No, no, ha fatto più del suo. Ha fatto i miracoli Danilo D'Ambrosio per l'Inter. Mai una parola fuori posto. La famiglia, mai una parola fuori posto. La moglie, mai una parola fuori posto. I figli, interisti, fino quasi all'inverosimile. Quindi di che cosa vogliamo dire? Onore alla famiglia D'Ambrosio, onore a Danilo D'Ambrosio. Mi premeva fare questa precisazione, che non è mai stato il giocatore che, forse i primi anni, il giocatore che fa del suo. Negli altri anni è stato un giocatore che ha fatto più di quello che avrebbe dovuto fare. Fuori ruolo, giocando ad intermittenza, giocando tutta fascia, giocando da difensore centrale di destra e poi adattato a sinistra, ha fatto i miracoli, ok? E l'ha fatto in grande stile, l'ha fatto da grande campione, l'ha fatto da grande uomo, qualche volta ha indossato la fascia di capitano e di questo sono orgoglioso. Quindi, spero che riesca a trovare un'altra squadra. Ovviamente Danilo, Milan e Juventus, neanche per scherzo, ma sicuramente il figlio chiederà di i figli chiederanno di togliersi la di togliere la patria potestà se... No, no, non ci credo. Danilo è un uomo che contro cazzi. Danilo è un uomo, cioè neanche le avrei dovuto menzionare queste due squadre. Spero che non si ritiri dal calcio, spero che si riesca a togliere grandi soddisfazioni, spero di vincere tutte le partite a parte quelle contro la nostra squadra. O addirittura spero che riesca a vincere anche qualche trofeo, magari una competizione che non interessa all'Inter. Grazie Danilo.
Grazie D'Ambrosio, viva l'Inter e viva gli interisti come lui, gente straordinaria, interisti acquisiti, acquisiti, ma che hanno dimostrato molto più attaccamento di gente che magari è nata a Milano, magari diceva che da bambino tifava Inter, bla bla bla, le solite brodaglie, le solite cacate. Onore a Danilo D'Ambrosio, onore alla splendida famiglia di D'Ambrosio. Viva l'Inter e viva gli interisti come lui. Iscrivetevi al canale ragazzi, attivate la campanella. E sempre forza Inter. Ciao!